Auguri a tutte le mamme del mondo, sono particolarmente emozionata perché questa è la ragione per cui ho deciso di aprire questo canale. Da quando ho scoperto di aspettare Alessandro, la mia vita è cambiata completamente. È sempre stato il mio sogno quello di diventare mamma, però finché non si diventa mamma non si può capire cosa effettivamente si prova, si può semplicemente cercare di immaginare attraverso i racconti magari di tua mamma, di tua nonna o di altre mamme. Ma poi non sarà come ti hanno raccontato, perché ognuno vive la sua vita, ognuno di noi vive le proprie battaglie, le proprie lotte ogni giorno. Quindi, secondo me, la cosa più bella dell'essere mamma è proprio la diversità. Siamo tutti diverse tra di noi, l'unica cosa che ci accomuna è l'amore per i nostri figli. Quindi ho deciso oggi di fare questo video per fare un viaggio nella diversità, per conoscere le diverse sfaccettature dell'essere mamma. Come sapete, io ho creato proprio un format che porta questo nome a causa di tutti questi eventi che ci sono capitati. Non mi è stato possibile registrarlo, però ho trovato una nuova modalità. Fatemi sapere se vi piace quest'idea e niente, adesso vi lascio alla visione del video. Ciao a tutti, sono Andrea, sono la mamma di queste tre meraviglie. Cominciamo dalla più grande, Elena. Quanti anni hai? 14. 14. Poi c'è Daniele, ho 11 anni. Poi? Io sono Luca e ho 6 anni. Elena è affetta da una malattia molto molto rara. Sono 10 bambini nel mondo, per cui anche il mio nome è su Instagram, il diario di una mamma rara, perché la Elena è una ragazza molto rara, molto forte, molto dolce, è una vera guerriera. Dobbiamo affrontare una guerra veramente difficile perché la sua è una malattia neurodegenerativa, per cui degenera. Il mio scopo è quello di aprire un laboratorio di ricerca. Abbiamo aperto una raccolta fondi proprio perché io credo nella ricerca. Se oggi c'è una cura per il cancro, perché dietro c'è stata una ricerca, l'unico caso in Italia, non ha importanza, deve avere il diritto ad una cura. E io come madre mi impegno tutti i giorni a farla conoscere e così un giorno lei possa avere una cura. Ciao, mi chiamo Giorgia, ho 32 anni e sono sposata con Mirko da quando ne avevamo 19, quindi quest'anno sono 14 anni di matrimonio. Abbiamo 6 bambini e così sono diventata 6 volte mamma. Sono rimasta incinta a 18, frequentavamo ancora la scuola, è stata molto dura, ma ovviamente ce l'abbiamo fatta. Io sono Laura e sono mamma di un bimbo di quasi 2 anni che si chiama Ferdinando. Mi definisco una mamma seduta perché ho una disabilità che non mi permette di camminare, però sono come tutte le mamme del mondo, solo che sono seduta su una carrozzina. Ciao a tutti, io sono Valentina, ho 22 anni e sono la mamma di Emma e Grace. Loro sono due gemelline che a brevissimo faranno 2 anni. Nella nostra pagina racconto un po' di com'è la nostra vita, di com'è essere mamma giovane e di com'è crescere due bimbe da sola. Ciao a tutte, mi chiamo Alexandra, ho 3 bambini maschi e sono in attesa del quarto. Ancora non si sa se sia maschio o femmina, noi incrociamo le dita che sia femmina questa volta. Ho un sito internet che si chiama Hippie Mom, dove vendo i miei prodotti biologici che faccio da sola, creme, sieri, eccetera, eccetera. E quest'anno si sono aggiunti anche il mascara e i lipstick. Per avere la terza bimba ci abbiamo messo 9 mesi, ma poi dopo le altre sono arrivate quasi subito, quindi sono stata molto fortunata. Non ho avuto particolari difficoltà a rimanere incinta e Ferdinando è arrivato dopo 5 mesi da quando abbiamo iniziato a cercare un bimbo. Io non ho avuto difficoltà a rimanere incinta, anzi, Emma e Grace sono state un'enorme sorpresa, però adesso non potrei assolutamente immaginarmi la mia vita senza di loro, sono state sicuramente una grande fortuna. Le prime 3 volte devo dire che è stato anche troppo semplice, nel senso che sono arrivati così, anche senza cercarli. Invece l'ultima volta, questa volta, l'abbiamo proprio dovuto cercare a lungo, quasi per 2 anni. La gravidanza per me è stato uno dei periodi più belli di tutta la mia vita. Infatti, proprio quando aspettavo Alessandro, ho deciso di aprire questo canale per condividere con voi questa enorme gioia. Le gravidanze sono state molto belle. L'unica gravidanza diversa è stata quella della Elena, perché quando feci il B-test e il T-test, venne fuori una probabilità molto elevata di spina bifida. E allora ho iniziato a fare tutti i vari esami che si fanno quando c'è una probabilità elevata di qualche malattia. Non venne fuori niente e il suo problema era tutto
tutto fuori che spina bifida. Per me le gravidanze sono state tutte abbastanza, tra virgolette, semplici. Dopo il secondo ho perso due bambini e è stato un periodo molto difficile per noi come coppia, come emozioni. È stato veramente pesante come periodo. La mia gravidanza è stato il periodo più bello di tutta la mia vita. Avevo timore che a causa del mio problema questo periodo sarebbe potuto essere particolarmente stancante, invece non è stato così, ero piena di energie come non lo ero mai stata in tutta la mia vita. E poi una cosa che facevo sempre al supermercato, sapete che le donne in gravidanza, le persone con disabilità hanno la precedenza, quindi io arrivavo e dicevo scusatemi, io ho la combo, quindi devo passare per forza. La mia gravidanza non è stata delle migliori, a livello fisico stavo molto bene, nonostante appunto la particolarità della gravidanza, però a livello emotivo, personale, così, non era proprio il massimo. Diciamo che non ho passato un bellissimo periodo, ecco. Le mie gravidanze, devo dire che sono andate tutte molto bene. L'unica problema non fisico, diciamo, è stata la mia seconda gravidanza con mio figlio Joel, perché mi stavo separando dal mio ex marito. È stata una gravidanza molto sofferta, perché all'inizio non sapevo accettare la mia gravidanza, il fatto che avrei dovuto comunque crescere due bambini piccoli da sola, e questo mi ha creato veramente un po' di sconforto. Io ricordo dei parti bellissimi di tutte e tre. Il parto è il momento più bello della vita di una donna. Per quanto riguarda il mio parto, in realtà non c'è molto da dire, perché l'ho condiviso insieme a voi e sicuramente è stato doloroso, ma è un'esperienza incredibile che non vedo l'ora di riprovare. I parti sono sempre andati tutti meravigliosamente. Con mio marito abbiamo una complicità speciale, io la chiamo, ridiamo spesso, lui riesce ad entrare in sintonia con me, quindi mi ha aiutato tantissimo. Io ho avuto un parto cesareo, per ovvie ragioni i medici hanno preferito procedere con un cesareo. Sia il mio neurologo che il mio ginecologo erano d'accordo su questa scelta. Avrei preferito di gran lunga avere un parto naturale, però è andato benissimo, anche se non mi aspettavo sarebbe stato così doloroso, soprattutto poi quando finisce l'effetto dell'anestesia. Il mio parto tutto sommato è andato molto bene. Ho partorito a 36 settimane con taglio cesareo programmato. Se potessi cambiare una cosa, avrei voluto vedere le bimbe in sala parto, perché all'inizio appunto non è stato possibile. Appena sono nate avevano bisogno di ossigeno e quindi sono state portate entrambe in incubatrice. I miei parti sono stati tutti bellissimi. Il primo è stato lungo, il secondo è stato più corto e il terzo è stato un lampo. Come il mio terzo parto ne vorrei avere altri 1000, per questo voto il quarto. Il momento in cui tieni nelle tue braccia e attacchi al seno per la prima volta il tuo bambino, io ho pianto di felicità, perché per me è l'emozione più bella che possa provare una donna. E siete una sola persona. Io questo che sento ancora adesso con i miei bambini, sento ancora il cordone umbilicale, sento ancora quel legame che so che è unico e so che durerà per tutta la mia vita. Quando incroci quegli occhi meravigliosi, capisci il vero significato della parola amore. Io lo chiamo imprinting e ti scoppia il cuore. La prima volta che ho visto mio figlio è stata un'emozione incredibile, però come vi ho raccontato in alcuni video, il mio primo pensiero, sono sincera, è stato finalmente ho finito, finalmente ho partorito, perché insomma è stato molto doloroso il mio parto, e quindi mi sono goduta realmente mio figlio il giorno dopo quando me l'hanno portato per l'oppata, e lì vi giuro è stata un'emozione incredibile. E scusate, però io sono una ragazza molto emotiva e quindi appena parlo di queste cose, però è difficile spiegarlo. Credo che insomma parli la mia emozione in questo momento. Non credo di aver pensato nulla quando ho visto per la prima volta mio figlio. Ero talmente invasa dalla felicità che piangevo e ridevo e lo stringevo forte a me. La prima volta che ho visto Emma e Grace sono stata letteralmente travolta dall'emozione. Ho pianto prima in sala parto quando le ho sentite, poi ho pianto quando ho visto le loro fotografie, e perché soltanto la sera mi è stato possibile andare a trovarle, visto che eravamo appunto in due zone dell'ospedale insomma diverse. La prima volta che ho visto i miei figli in generale, allora devo fare una distinzione: anche se tutti i figli sono uguali e la sensazione che provi quando li vedi
è sempre un'emozione fortissima che non si può quasi descrivere, tanto è grande. Con l'arrivo del mio primo figlio mi è cambiata proprio la vita. Quando l'ho visto non posso spiegare l'esplosione di gioia che ho avuto. È stato il momento in cui ho capito che questo mi mancava dalla vita. Quello che ho sempre cercato nella vita, nel lavoro, negli uomini, l'ho trovato guardando mio figlio. Diciamo che i momenti più belli sono due. Uno è la mattina quando si sveglia e ci facciamo tante coccole, ci riempiamo di baci, quindi ci mettiamo un po' a cominciare la giornata, ma ne vale assolutamente la pena prendersi quei 20 minuti di tenerezza. L'altro momento è la sera, adoro fissarlo mentre dorme, lo faccio a distanza di 2 anni e mi trasmette proprio pace e serenità, e ogni volta mi stupisco perché, vi giuro, ancora non ci posso credere che siamo stati io e mio marito a creare una meraviglia simile. Il tema di oggi è: cos'è la felicità? Qual è la cosa che ti fa felice a te? Giocare. Giocare? Tu cos'è che ti fa felice? Andiamo al mare. Oh, che bello andare al mare. Delle volte quando usciamo fai qualcosa da buono da mangiare. Lì sì, c'è tanta felicità quando c'è buono da mangiare. Il momento più bello della mia giornata, sapete qual è? Quando devono andare a letto. Perché? Perché sono più rilassati, hanno mangiato, sono stanchi e quindi sono più belli da vedere, facili da gestire, ma magari un momento di coccole. E quindi sembra strano, ma il mio momento preferito è proprio quello. Non c'è un momento della giornata, secondo me, più bello di un altro, perché ogni momento con Ferdinando è speciale. Però forse se dovessi sceglierne uno, direi la mattina, quando si sveglia ancora pezzo addormentato, si accoccola a me e rimaniamo un po' nel letto a farci le coccole prima di iniziare la giornata. Il momento più bello della giornata con Emma e Grace, soprattutto in questo momento, è la mattina, quando generalmente mi svegliano loro e mi fanno un sacco di coccole, sono veramente tenere la mattina e quindi niente, io ne approfitto e stiamo nel lettone per almeno un'ora a farci le coccole. Tutti i momenti che passo con i miei figli sono belli, però il momento che io preferisco in assoluto è quando passo a fare il giro delle loro stanze e li vedo che dormono tranquilli e beati e sono veramente in pace, serena, perché so che ho una grande fortuna, perché ci sono madri che questo privilegio non ce l'hanno, perché magari non hanno potuto avere la fortuna di diventare madri a loro volta, oppure ci sono quelle madri che magari si trovano in una situazione di guerra o di povertà dove non sanno mio figlio vivrà, mio figlio morirà. Invece io ho la fortuna di guardarli e sapere sono sani, sono qui con me e ho l'opportunità di proteggerli. Vedere soffrire il proprio figlio penso sia la cosa più difficile per una madre. E, di giorno combatti per renderli sereni, perché il tuo scopo è renderli sereni con positività. E di notte ti fermi e lì proprio piangi perché non ti vede nessuno. Loro non mi devono vedere piangere. La parte più difficile dell'essere mamma, secondo me, soprattutto dell'essere mamma di 6, è il fatto di gestirli, di dare il giusto tempo a ciascuno e di non far mancare nulla a nessuno. E questo sicuramente è complicato, ma con grosso impegno ci si riesce abbastanza bene. Gestire tutti non è semplice, hanno caratteri diversi, hanno esigenze diverse, hanno età diverse. Secondo me è proprio difficile essere mamma, perché vuoi in un certo senso cercare di proteggere tuo figlio da un mondo che purtroppo è parecchio malato, ma allo stesso tempo vuoi lasciarlo libero di crescere, di fare esperienza per renderlo una persona indipendente. Un'altra difficoltà, secondo me, dell'essere mamma è quella di portare il peso della società, portare il peso di quello che gli altri si aspettano da te, perché purtroppo si è sempre pronti a giudicare. Non lo so, chi è che ha stabilito che c'è un ideale di mamma? E quindi questo a volte ci fa sentire in colpa. Io spesso mi sento in colpa perché magari non rispecchio quel canone che la società si aspetta da me. C'è un'altra parte difficile dell'essere mamma,
è quella di non avere sempre la risposta pronta. Io mi sento che ho ancora tantissimo da imparare, ma allo stesso tempo c'è lì mio figlio che si fida di me, quindi vuole delle certezze, e quindi questa secondo me è una parte difficile, perché ancora io devo crescere, ancora io devo imparare tantissime cose, quindi sicuramente cresceremo insieme. La parte più difficile secondo me nell'essere mamma sono le decisioni che non prendi più solo per te stesso, ma le prendi per un'altra persona che dipende totalmente da te. E questa è una cosa bellissima, ma richiede anche tanta responsabilità. E un'altra cosa, secondo me, molto difficile è pensare che stai educando un bimbo, una bimba che diventerà un uomo, una donna domani. Quindi hai il dovere di dargli tutti gli strumenti per poter essere una brava persona. La parte più difficile dell'essere mamma, nel mio caso, è molto probabilmente tutto ciò che riguarda le circostanze, i pregiudizi, eccetera. Il fatto che tante volte bisogna dare spiegazioni a persone che in realtà non c'entrano nulla con la tua vita, che quindi dovrebbero assolutamente starne fuori, però in un certo senso ti senti in dovere, dover dare spiegazioni ad una società che si aspetta un tipo di famiglia quando tu ne hai un'altra. Allora, la parte più difficile dell'essere mamma è il riuscire a spiegare alle persone, alle altre persone, anche alle altre mamme a volte purtroppo, che essere mamma non significa dopo essere solamente quello, che comunque abbiamo dei sogni tenendo sempre loro come punto fermo, che questo non vuol dire essere una cattiva madre, avere anche altre aspirazioni oltre all'essere madre. Non sono una mamma apprensiva. Mi piace lasciarlo sperimentare, lo lascio tranquillamente in mezzo alla terra, lo faccio sporcare tutto, non mi interessa, perché credo che sia giusto così. Non è una frase fatta, io credo fermamente in questa frase, perché i bambini che si sporcano sono bambini felici, perché sono bambini che fanno esperienza. Mi reputo una mamma molto comprensiva, quindi cerco di capire, di entrare in empatia con lui, anche se non è facile, perché delle volte purtroppo prevale il mio esaurimento. È un po' difficile riuscire a autodescriversi, però la prima parola che mi viene in mente per quello che riguarda me è: sono una madre trasformata. Non sono più la stessa persona di 14 anni fa, ero partita con stile maresciallo, con le regole, fino a che Elena ho iniziato a stare male all'età di 18 mesi e lì è iniziata la mia trasformazione. Oggi posso dire di me che sono una madre non particolarmente severa, soprattutto con i maschietti. Cerco di non essere troppo severa perché ho paura di soffocarli. Siccome vivo una situazione abbastanza difficile, essere severi potrebbe creare in loro un non essere amati o essere amati meno rispetto alla sorella che sta male. E questo è un pensiero che io ho quotidiano, quello di far sentire loro amati tutti i santi giorni. Loro devono sentirsi dire da me tutti i giorni che li voglio bene e che li amo per quello che sono. Poi sono diventata anche ansiosa, basta un mal di pancia di Daniele e io lì comincio a vedere, non è che per caso è un appendicite, allora inizio, alza la gamba, inizio a saltare, guarda quello, guarda l'altro, fammi vedere questo. Sono una mamma easy, non apprensiva, lascio che i bambini siano indipendenti, loro si divertono a imparare le cose dai grandi, e quindi io lascio fare. Sono una mamma molto severa, altrimenti non riuscirei a gestire una squadra del genere. Credo di essere una mamma comprensiva, cerco sempre di capire la ragione che c'è dietro un comportamento e spero che lui sappia fin da adesso e per gli anni a seguire che la sua mamma sarà sempre un porto dove potersi aprire e poter trovare conforto, affetto e comprensione. In generale io credo di essere una mamma abbastanza easy, sono spesso esaurita, spesso stanca, nervosa, però no, devo dire che tutto sommato non ho tantissime regole, ne ho alcune che devono essere mantenute assolutamente e su quelle sono molto rigida. Però per il resto diciamo che cerco di farmi scoprire il mondo e piano piano mi adatto anch'io a queste scoperte. A detta di tutti, specialmente di mio marito, una mamma molto caotica, nel senso che inverto i piani dei miei figli,
dimentico di dargli le cose per fare ginnastica, ne faccio di tutti i colori, dimentico le recite, però a contrastare questa cosa sono una mamma molto affettuosa, molto fisica, li abbraccio tanto, li bacio tanto, ci gioco tantissimo, ecco questi sono loro. Sono una mamma che li lascia molto fare, nel senso sono molto indipendenti i miei figli. Li lascio giocare con la terra, li lascio sporcarsi, tanto poi c'è la lavatrice. Li ho lasciati mangiare da soli da subito. Sanno che comunque io ci sono, per qualsiasi cosa ci sono, però prima devono provare a fare da soli. La canzone che a me piace più di tutte, quella che mi dà forza pensare alla nostra situazione, è la canzone di Gianni Morandi ed è Uno su mille ce la fa. Proverò a cantare un pezzettino, piccolissimo. Uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita, e c'è in gioco la vita. Una canzone che mi fa pensare a Alessandro, ma proprio al mio essere mamma, al mio compito, è A modo tuo di Elisa. E ve la canto molto volentieri perché adoro questa canzone e tutte le volte mi vengono i brividi. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Una canzone che mi rispecchia è Credo negli esseri umani, che però non rispecchia il mio modo di essere mamma, ma il mio essere in generale e quello che voglio trasmettere ai miei figli. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. La canzone che mi fa pensare a Ferdinando è La forza mia di Marco Carta e... io sono stonatissima, però ci provo a cantarne un pezzettino. Tu sarai la forza mia, il mio gancio in mezzo al cielo, il colpo al cuore, il paradiso dentro me. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. La canzone che mi ricorda i miei figli, che gliela cantavo spesso, è Assim Sem Você, una canzone brasiliana, e... che cantavo spesso i miei primi due bambini, e ho mantenuto questo rituale, ogni tanto gliela canto, ma non chiedetemi di cantarla perché sono stonatissima. Sono felice di poter dire ho tre meraviglie, ho tre bambini stupendi e con accanto un uomo meraviglioso che mi dà una mano in tutto e per tutto, che mi ama e insieme facciamo una bellissima famiglia. Per me l'essere mamma è l'essenza della vita. Io non riuscirei mai a immaginare la mia senza i bambini. Ognuno di loro mi ha dato la possibilità di crescere, di essere una mamma diversa. Io mi ritengo una persona ricca, una mamma ricca d'amore. Non lo so, con le parole faccio parecchie difficoltà e quindi non vi rispondo, ma credo che la risposta la potrete trovare voi guardando tutti i miei video. Perché in questi anni ho cercato di farvi capire cosa significa per me essere mamma, vi ho mostrato le gioie e le difficoltà. Essere mamma per me è avere il privilegio di un dono grandissimo. Per me è stato realizzare il sogno di una vita. A volte mi sveglio la mattina e dico, ma è la realtà oppure no? Essere mamma è bellissimo, è una cosa emozionante, travolgente, è veramente difficile da spiegare. Ci sono sicuramente tanti sacrifici che bisogna fare, hai tantissime responsabilità, però è proprio una cosa che ti porta
ad andare avanti ogni giorno, cioè proprio ti sprona a fare del tuo meglio per i tuoi figli. Essere madre è tante cose, tante sfaccettature. Secondo me chi ti dice che è la cosa più meravigliosa del mondo e che è un istinto innato mente, perché comunque io dico sempre che loro sbagliano, ma io sbaglio, cioè è una cosa reciproca. E stiamo crescendo insieme, la mamma cresce col bambino. Tante volte non è facile perché ci sono i sensi di colpa. Essere una mamma è un mestiere complicato e, come detto, va imparato giorno per giorno. Quello che vorrei dire a tutte le mamme oggi è: auguri, siete una cosa preziosa, siete una cosa meravigliosa, siete un dono per i vostri bambini. Apprezzate quello che avete vicino a voi, la vostra famiglia, perché è la cosa più bella e preziosa che abbiamo, e bisognerebbe farla oggi, non domani, oggi stesso. A tutte le mamme, buona festa, auguri! Auguri a tutte le mamme del mondo e voglio dirvi che fate il lavoro più bello che esista e che lo state facendo alla grande. Volevo fare tanti auguri a tutte le mamme, a quelle che ancora non sono riuscite a diventarlo, a quelle che ci provano da tanto tempo, a quelle giovani, a quelle più grandi, a quelle che non si sentono pronte, alle mamme che fanno da papà, insomma, un bacione a tutte le mamme. L'augurio che io faccio a tutte le mamme è di cominciare ad accettarsi un po' di più, a non ascoltare sempre solo i giudizi altrui, di ascoltare più se stessa, le sue intuizioni, che sono sempre giuste, perché comunque una mamma vuole sempre il meglio per suo figlio, e poi di essere un po' coraggiose, nel senso di farlo comunque quel viaggio, di accettarlo quel lavoro, di cercare comunque di trovare la propria felicità anche al di fuori del nucleo familiare, che questo non vuol dire voler meno bene ai propri figli, vuol dire semplicemente che poi loro avranno una madre di cui possono essere fieri. Il mio augurio più grande è questo. Mamme, cerchiamo di essere più empatiche tra di noi, cerchiamo di non giudicarci, perché, come ho detto, tutte noi siamo diverse, ognuna di noi cerca di fare il massimo per i propri figli. La mamma perfetta non esiste, ma ogni mamma è perfetta per il proprio figlio. Quindi questo è il mio augurio. Quindi cerchiamo di non fare lotta tra di noi, ma uniamoci, perché siamo una forza della natura. E quindi io vi faccio tanti auguri, vi mando un bacione e auguri!